Ora, il discorso del contatto, quindi, stavo dicendo, lo fa anche Papa Giovanni, che in questo libro di Gioele Magaldi, se volete leggervi un bel mattone così, dove ci sono appunto che Napolitano, la Merkel e anche altri, che adesso non mi ricordo, lui in questo libro svela l'esistenza, le chiama Ur Logis, le logge Ur, che sono super logge al di sopra di tutte le altre logge, comprese Trilaterale, Bilderberg, e c'è il signor, il peggior presidente della storia della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. È un parere personale, quindi è legittimo, non è più nemmeno presidente. Allora, Papa Giovanni, nel libro parla anche di Papa Giovanni che era massone, ed è vero, ma era la massoneria iniziatica, non la massoneria corrotta. Quindi in una cerimonia iniziatica, il nunzio apostolico Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, va in uno stato alterato di coscienza e anche lui enuncia un notevole numero di profezie raccolte in questo libro che parlano del futuro del mondo. Ovviamente sono profezie, quindi. E all'interno di queste profezie si parla della visita extraterrestre, sempre più numerosi segni. Le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno. Qualcuno viene da lontano e vuole incontrare gli uomini della Terra. Incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto. Ora, una frase del genere nel 1935 fa specie, perché come l'ufologia nascerà 12 anni dopo, nel 1947. Perché il Papa, il futuro Papa, dice che incontri ci sono già stati e lo dice nel 1935? Questo fatto rimarrà un mistero fino agli anni a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, perché attraverso un invio anonimo di documenti dell'epoca fascista che verrà fatto alla nostra, alla redazione del giornale che avevamo creato noi all'epoca, che si chiamava UFO la visita extraterrestre, e alla redazione del giornale del Centro Ufologico Nazionale, documenti che svelano che in era fascista, esattamente nell'anno 1933, una nave spaziale extraterrestre cade in Lombardia e viene recuperata dai fascisti. Verranno fatte estese indagini, soprattutto dal Centro Ufologico Nazionale, nella persona dell'amico ricercatore Alfredo Lissoni, bravissimo conduttore di un programma su Radio Padania, ogni tanto mi intervista. Verrà addirittura scoperto l'hangar nel quale l'astronave fu custodita, astronave che poi, assieme a tutti i documenti, si prenderà la Germania nazista. Infatti, andando a spulciare all'epoca, si scopre che alcuni ingegneri italiani, tipo Bottazzi e un altro che non mi ricordo, faranno dei progetti di dischi volanti italiani. Poi si scoprirà che stessi progetti vengono fatti dai nazisti. Si scoprirà che gli italiani nazisti crearono i primi aerei in forma stealth, gli aerei invisibili. Se andate a vedere le aree volanti, se andate a vederli, sembrano gli stealth moderni, solo che non c'erano ancora all'epoca le tecnologie informatiche in grado di manovrare e far volare quegli aerei lì. Quindi verrà abbandonato questo discorso. Quindi in questa profezia Papa Giovanni dice la verità, perché 2 anni prima, nel 1933, un disco volante fu recuperato in Lombardia.